Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia, sondaggio EMG sulla fiducia degli italiani verso i leader politici, capi politici. E vediamo che la rilevazione del 22 marzo è rispetto a quella del 12 marzo. Conte passa dal 32% al 35%, quindi torna al primo posto guadagnando 3 punti percentuali. Giorgia Meloni perde un punto dal 35 va al 34%, mentre Salvini guadagna un punto dal 33 va al 34%, quindi Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono al secondo posto con 34 punti, primo posto Conte con 35 che li sorpassa guadagnando 3 punti percentuali. Zingaretti guadagna un punto e va al 23%, Di Maio guadagna un punto e va al 19%, Santori, mettono anche lui, cosa vi devo dire? Santori guadagna un punto, va al 18%. Poi abbiamo Berlusconi che guadagna un punto, va al 18%. Renzi al 15% guadagna un punto. Calenda invariato al 14%. Toti invariato al 14%. E Vito Crimi, il nuovo capo politico dei 5 Stelle, dall'11 va al 12% e guadagna un punto percentuale. Adesso vi invito ad ascoltare le ultime notizie che ci sono sulla malattia in ordine cronologico. Gli ultimi dati in Italia parlano addirittura di 53.578 casi e 4.825 vittime, addirittura 793 in più dal giorno precedente. L'ultima notizia è quella che Conte chiude tutte le attività produttive in Italia non necessarie. Quindi fin dall'inizio dice: ho scelto la linea della trasparenza e di non minimizzare. È la crisi più difficile che il paese sta vivendo dal secondo dopoguerra, dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una diretta Facebook. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo, aggiunge, ed è quella di chiudere in tutto il paese ogni attività produttiva che non sia indispensabile. Conte estende dunque le regole che avevano anticipato la regione Lombardia, la regione Piemonte. Le misure saranno valide fino al 3 di aprile. Rimarranno aperti supermercati e negozi di generi alimentari e prima necessità. Anche farmacie e parafarmacie verranno assicurati servizi bancari, postali, assicurativi. Per il resto, l'unica modalità lavorativa sarà quella da casa, che lo chiamano lo smart working. Ma proprio poco prima, alle 22.50, Landini diceva: chiediamo al governo un atto di responsabilità ulteriore. Era proprio poco da che alle 22.45 Conte aveva avuto una videoconferenza con i sindacati e con le aziende, con gli industriali, e qui tutti e due gli avevano fatto comunque capire che la loro idea era quella di, sia sindacati che imprese, di chiudere tutto, perché la situazione ormai è assolutamente fuori controllo e quella fantomatica recessione del numero di contagi dovuta ai decreti del governo non si sta verificando, anzi i contagi e i decessi nella giornata di ieri sono stati il record assoluto. Mentre poi passiamo alle 22, anche l'Abruzzo aveva fatto lo stop alle attività non essenziali. Un'altra notizia è la morte di Lorenzo Sainz, ex presidente del Real Madrid, 76enne, era ricoverato dal 17 marzo perché era risultato positivo. Anche Paolo Maldini e Daniel Maldini sono positivi. Il direttore dell'area tecnica del Milan e l'attaccante della Primavera si sono sottoposti ieri al tampone e sono risultati anche loro contagiati. Muore a 83 anni anche la mamma, Felicita Chiambretti, la mamma del presentatore televisivo.
Un'altra notizia è che c'è lo stop al lotto, superenalotto e slot machine. Nuova stretta per il contenimento. L'agenzia Dogane e Monopoli ha disposto la sospensione di alcuni giochi come lotterie e slot machine. Tra questi si legge nella disposizione la sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo slot machine, oltre allo stop per superenalotto, superstar, si vince tutto, superenalotto e lotto tradizionale dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020. Eurojackpot, la cui sospensione con effetto immediato è estesa alle modalità di raccolta online. Sospese infine anche scommesse che implicano una certificazione da parte del personale ADM con decorrenza 22 marzo 2020. Alle 20.05, positivo un agente della scorta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma lui al tampone risulta negativo. L'agenzia ADN Cronos riferisce che un sovrintendente di polizia della scorta del Presidente del Consiglio Conte è risultato positivo al test ed è stato ricoverato al Policlinico Tor Vergata di Roma. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono però all'ANSA che nelle ultime settimane non c'è stato alcun contatto diretto tra l'agente e il Premier e che i contatti con gli altri uomini della scorta non destano preoccupazione, in quanto sono sempre state rispettate le distanze sociali di sicurezza e tutte le precauzioni. Il presidente Conte, si apprende dalle stesse fonti, nei giorni scorsi ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo. Oltre 5.000 i casi in Gran Bretagna. Sale a 5.018 il numero dei casi positivi nel Regno Unito, stando al bilancio aggiornato alle 9 del mattino di oggi, cioè di ieri, scusate, rispetto ai 3.983 registrati fino alle 9 di ieri mattina. 1.000 in più di 24 in 24 ore, lo comunica il Ministero Britannico della Salute. Sono ad oggi in tutto 72.818 le persone che sono state sottoposte al test con 67.800 risultati negativi. Un'altra notizia: Amazon limita gli ordini, solo beni di prima necessità, quindi decide di concentrare la sua capacità sui prodotti che hanno la massima priorità a partire da oggi. Smetteremo temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità, sia su Amazon.it che su Amazon.fr, quindi Francia e Italia. Quindi in Francia e in Italia lo annuncia la stessa Amazon in una nota aggiungendo che tutti gli ordini già confermati saranno regolarmente consegnati. La procura valuta di applicare norme più dure su violazioni al decreto. L'agenzia ANSA ha appreso che la procura di Milano, guidata da Francesco Greco, sta valutando di applicare per l'emergenza una norma più dura dell'articolo 650 del codice penale, ossia l'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie, che punisce chi non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia, un reato che prevede una pena congiunta dall'arresto fino a 6 mesi e dall'ammenda fino a 400 euro e che non è oblabile come invece l'altro reato, ossia non si può pagare per cancellarlo. In produzione 5.000 ventilatori polmonari a doppio circuito per tutto il paese. Sono già in produzione, come diciamo, 5.000 a doppio circuito, annuncia il commissario per l'emergenza dell'Emilia-Romagna, Sergio Venturi. Gli apparecchi, che permettono di ventilare 2 pazienti invece di uno, sono prodotti dalla ITER Surgical di Mirandola, nel distretto modenese del Biomedicale, e saranno omologati dalla SIARE di Valsamoggia, nel Bolognese. Anche Paolo Dybala è risultato positivo, lo ha da poco comunicato lo stesso calciatore della Juventus con un post sui social in cui si legge: «Sia io che Oriana, la fidanzata dell'argentino, siamo risultati positivi, per fortuna siamo in perfette condizioni». Alle 19.09 di ieri muore il padre del paziente 1, il 38enne, primo risultato positivo in Italia. Da quanto si è saputo, papà Moreno è uno delle 62 vittime a Castiglione d'Adda, uno dei 10 comuni della zona rossa dei primi 11 comuni. La morte di papà Moreno arriva proprio mentre il figlio, che per settimane è stato in gravi condizioni nella terapia intensiva al San Matteo di Pavia, sta per essere dimesso, come confermato in conferenza stampa oggi dall'assessore Gallera.
I dati poi di uno studio degli isolati a oggi dicono, non abbiamo evidenza che ci siano mutazioni della malattia né da noi né negli altri paesi europei. Dico a oggi perché questa è nuova, stiamo studiando e imparando, lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.